Gentili telespettatori, argomento di oggi, il Monte Baldo, che non è solo quella catena montuosa che vedete alle mie spalle, ma si sviluppa su un'estensione grandissima che coinvolge i crinali fin sopra la Valle dell'Adige, fino alla Valle Garina, con una complessità di territorio, di aspetti geomorfologici, geologici e via dicendo, e soprattutto il coinvolgimento di aspetti tettonici, cioè di movimenti di grandi masse di rocce, che in alcuni casi raggiungono aspetti inquietanti, veramente. E si può assistere a paesaggi lunari veramente che non hanno niente a che fare con il nostro territorio. Poi anche dal punto di vista naturalistico, botanico e faunistico, una puntata sola non è sufficiente e di questo me ne rendo conto. Io parto con tutta la mia buona volontà di esprimere il più possibile concetti sui territori che andiamo a indagare, e poi mi rendo conto che invece i territori sono molto più complessi e necessitano di una descrizione e di un'indagine molto ma molto più accurata. Anche perché tutte le volte che ci si muove a fare un intervento di questo genere ci si rende conto che emergono altri aspetti da indagare, e se uno nella fattispecie come sono io, diciamo, ha questa componente di curiosità quasi maniacale, il gioco non è più finito. Si chiude uno scenario, si crede di averlo chiuso e se ne apre un altro. Il Monte Baldo è uno di questi aspetti, come anche tutti i rilievi che ci sono intorno al Lago di Garda, che offrono spettacoli veramente emozionanti. Gentili telespettatori, questa volta siamo sul Lago di Garda, o Benaco, o Benaco, a seconda dei casi. Sapete che la pronuncia Benaco è bresciana, Benaco invece è sulla sponda veronese. È un termine di origine gallica che vuol dire, da ben, che vuol dire corno, estremità, il lago dalle molte estremità, dalle molti spigoli, dai molti promontori. Siamo a Malcesine. E devo dire anche una cosa molto, secondo me, che mi ha colpito nel passato, quando mi interessavo di questioni dialettali. Questo è un avamposto estremo del dialetto lombardo, perché abbiamo molte componenti vocaliche consonantiche che richiamano di più l'aspetto bresciano dell'aspetto prettamente veneto. Poi certamente ci sono delle commistioni, ma l'elemento lombardo
qui si sente molto bene, quindi testimone di antichi passaggi, di antichi contatti anche con le comunità lombardo-orientali, sicuramente. Siamo in compagnia del maestro Bertuzzi, che è una figura, un'istituzione locale per quanto riguarda la cultura, che poi ci accompagnerà in questa puntata. E lui stesso ci ha condotto a questo luogo dove notiamo appunto quello che lei ci racconterà ora di questa porta. Ci troviamo davanti a una porta molto antica che si apriva nelle mura del paese, le quali partivano dal castello, facevano un ampio semicerchio, arrivavano al lago e poi proseguivano anche sulla sponda del lago per ritornare al castello. Queste mura sono state costruite dopo l'invasione degli Ungari, perché gli Ungari avevano due difetti militari, non conoscevano l'uso delle scale, non sapevano navigare, e con le mura veniva impedito agli Ungari di entrare dentro il paese e saccheggiarlo. Come hanno fatto a Verona? Come hanno fatto a Verona? Ecco, teniamo presente che le mura erano un privilegio. I re di Francia, quando Colmar si è donato a lui, per ringraziarli, per prima cosa ha fatto abbattere le mura, dicendo: le mura ti difendono dai nemici e dagli amici. Dai nemici vi difendo io, ma voi da me, che sono vostro amico, non dovete difendervi. Per cui noi qui abbiamo le mura, diciamo, nel periodo praticamente dei feudali. Dall'VIII al XII secolo. Dall'VIII al X secolo. X secolo. Benissimo. Due parole sull'origine e la storia di Malcesine, molto brevemente. Vi ricordo che Malcesine era un villaggio presso la riva del lago. Questo villaggio poi è stato occupato e ampliato dai romani, che hanno fatto le strade tutte ad angolo retto, come era la loro abitudine. Cardo e Cumano. Il villaggio romano si trovava vicino all'acqua e si chiamava, la zona si chiamava Platea. Poi, che è come spiaggia. Era vicino alla spiaggia praticamente. Sì, sì, sì. Poi nel periodo medievale, in seguito alla costruzione delle mura, si è liberato e si è utilizzato tutto questo spazio, che in parte, per esempio dove ci troviamo noi, era feudo del convento di Santa Maria in Organo, che qui poi ha costruito una casa torre che si vede attraverso quelle due pietre alla base del portone. Nel periodo medievale il paese continua la sua storia con quella del castello, che qualcuno data intorno al 450 d.C., ma adesso si tende a spostare in avanti l'origine, in quanto il castello, così come lo vediamo adesso, ha avuto tanti rifacimenti ed è difficile vedere quella che è la fase iniziale di costruzione, probabilmente sepolta attraverso i vari restauri. Il lago di Garda ha tutto un clima mediterraneo particolare. Qui vivono molte piante tipiche del clima mediterraneo, solo che Malcesine è ai piedi del Baldo, quindi subito comincia il pendio che porta sulle prime colline, sui costoni più in alto e fino sulle vette. Ognuna di queste zone ha un microclima particolare e il paese, naturalmente, essendo arroccato ai piedi del castello e stendendosi dal lago verso la campagna, crea una zona protetta, per cui c'è anche d'inverno un clima molto mite che è adatto alla coltivazione di piante tipo le piante grasse, e quindi permette. Di qui abbiamo un esempio, ci siamo soffermato appositamente con queste piante grasse che normalmente vengono tenute nell'appartamento,
vivono invece all'aperto anche d'inverno e sopravvivono benissimo. Prende molto sole d'inverno alla sera, a differenza della sponda bresciana, e invece il mattino arriva un po' più tardi. Nella sponda bresciana l'aria si riscalda prima, si riscalda al mattino, però tramonta il sole molto presto, sì, e quindi poi si raffredda la cosa. A Malcesine è il contrario. Di positivo per Malcesine c'è che, essendo un po' più aperto, per esempio, della sponda bresciana, c'è molto vento, cioè l'ora del Garda, che intorno a mezzogiorno, quando arriva il caldo estivo maggiore, viene l'ora e mitiga anche questo calore. Certo. Bene, da questa particolare prospettiva mi sarebbe piaciuto farvi vedere la sponda occidentale del lago di Garda, visto che un po' di tempo fa dalla sponda occidentale del lago di Garda ho parlato della sponda orientale, quella che fa capo al massiccio del Monte Baldo. Purtroppo c'è una gran foschia tipica, diciamo, dei periodi di anticiclone, molto caldo, molto invasivo in questa particolare stagione. Altrimenti vi avrei potuto far vedere sulla sponda occidentale del lago di Garda il sovrascorrimento di Dolomia principale, che copre dal territorio di Garniano fino a quello quasi di Limone, calcari e formazioni più recenti, ed è una componente tipica proprio delle prealpi bresciane. Qui in realtà invece ci troviamo nelle Alpi Gardesane, no? Sono le Alpi Gardesane.
sarebbero Prealpi. Prealpi bresciane, gardesane. Ci troviamo sì, in un ambito geologicamente parlando che fa parte del sudalpino, quindi tutto un insieme di rocce che si sono innalzate durante l'orogenesi alpina, tra, soprattutto con un punto massimo di espressione tra gli 80 e i 40 milioni di anni fa, e in pratica queste rocce non sarebbero impilate con una stratigrafia tutta disordinata, come si può vedere, non sarebbero nient'altro che il risultato di componenti della crosta oceanica, della tetide, della crosta paleoafricana con il promontorio dell'Adria al quale appartengono questi territori, che sono stati spinti con questo movimento verso la zolla paleoeuropea, con una complessità di movimenti, di subduzioni, di produzioni di componenti vulcaniche che troviamo ancora nel Plutone dell'Adamello, che si formò proprio in ambito eolpino. E quindi è un argomento affascinante ma estremamente complesso. Basti ricordare che anche il Monte Baldo, sul quale ci troviamo, abbiamo un dispiegamento di componenti geologiche molto molto variegato, ma più recente, come mi diceva il maestro Bertuzzi, rispetto alla componente bresciana. Forse perché qui non avevamo quel bacino profondo lombardo, ma avevamo più un territorio più basso, poi più a nord la piattaforma tesina, quindi aspetti diversi. Sì, le rocce lombarde, le rocce in particolare bresciane, si sono innalzate in senso quasi orizzontale, con dei movimenti locali abbastanza incisivi. Invece il Monte Baldo è proprio una piega verso l'alto, quindi abbiamo le rocce che guardano il lago di Garda che hanno un'inclinazione di circa il 45%. A frana appoggio, in pratica. A frana appoggio. Ecco, su queste rocce naturalmente c'è stato il lavoro degli agenti demolitori, sì, e si è formato un terreno, nonostante la ripidità, un terreno che ha favorito soprattutto le zone a bosco. Nelle tratti di dosso o di costone c'erano i boschi, ma naturalmente sono stati ricavati anche i prati e in alto i pascoli. Il versante che riguarda il lago di Garda si può leggere come una serie di piani di vegetazionali che partono dal lago con le piante termofili del tipo mediterraneo, sì, no, in particolare la pirea, l'olivo ovviamente coltivato, la laterno e poi il leccio, sì, in particolare. Poi abbiamo la zona subalpina, submontana, scusate. Sì, mesoterma in pratica. Mesotermica, con il frassino, il carpino, il nocciolo. Naturalmente in questa fascia l'uomo è intervenuto anche pesantemente, dove il terreno era in movimento, ha fatto degli impianti artificiali, tipo il pino austriaco. Il pino nero austriaco. Più in alto, il Monte Baldo ha una flora subalpina e alpina, e su montana e a montana, basata soprattutto sull'abete rosso, l'abete bianco, il larice, e più scarso è il faggio. Faggio che si trova invece in grandi estensioni sul versante orientale del Monte Baldo. Ah sì, perché dobbiamo ricordare che qui abbiamo un anticlinale occidentale, no? Sì, e poi... Poi una conca sinclinalica, diciamo così, e poi... Un altro anticlinale un po' più, meno elevato. Ed è lì dove il faggio cresce meglio. Cresce in tutta quella conca e soprattutto nelle zone anche ripide. E c'è da notare che il Monte Baldo, diciamo al tempo dei Romani sicuramente, era completamente verde e lo sta tornando anche adesso. Dopo la Prima Guerra Mondiale era praticamente senza vestito, era completamente spoglio dalle piante. Da tanto che hanno utilizzato il legname o questioni climatologiche? Anche? Per l'utilizzo del legname e lo sfruttamento del legname da parte, anche precedente alla guerra, da parte della zona bresciana, che utilizzava il legname anche per le fonderie, eccetera. Quindi, ricordo che i boschi del Baldo venivano tagliati ogni 12-16 anni, quindi
era completamente spoglio. Naturalmente, partendo ancora dal 1902, un po' prima della guerra mondiale, c'è stato chi ha pensato a rinnovare la vegetazione, specialmente in alcune zone, e quindi noi abbiamo adesso verso sud una vasta zona ricca di abeti che sono tutti di impianto artificiale, ma ormai hanno preso il sopravvento le forme naturali della crescita del bosco, quindi si è tutto naturalizzato e abbiamo un bosco ormai che monotipico, vive di vita autonoma. Bene, bene, bene. Qui abbiamo anche una vasta espressione di vari tipi di salice, il salice nano, retusa, retifolia, ne abbiamo tante, no? E poi abbiamo anche dei fiori particolari, tipici della zona, no? Ecco, si comincia con i primi fiori che sono bianchi, lo sappiamo tutti, vicino alla neve, quando la neve si scioglie, tutti i fiori sono bianchi, che è il crocus. Albiflorus, sì, no, il quale ha anche una varietà viola, però che esce dopo che la neve si allontana. Poi abbiamo la darbazoide che è giallo oro, abbiamo la primula che è giallo chiaro, abbiamo la genziana verna che è azzurra, abbiamo il viola il blu della genzianella. Poi abbiamo gli anemoni anche, no? Abbiamo gli anemoni che però arrivano a metà strada praticamente di questo processo di fioritura. E ultimo fiore, ultimo colore che abbiamo è il giglio di Sant'Antonio, che è il rosso. Che è appena stato il mese scorso. Il rosso è l'ultimo colore che è a queste altezze. Ma avete anche il martagone qua? Qui abbiamo il giglio martagone, naturalmente non si trova nelle zone ombreggiate. Nelle zone solari dove ci troviamo noi, certo. Ma più in basso verso certo. Quello che si chiama Bocca Navene, che ovviamente ha tratti sinclinalico. Più umidi, delle pozze, esattamente. Dei pianori, eccetera, che sono molto più umidi, e c'è una vasta fioritura del giglio martagone. E abbiamo appena visto anche il feudalismo montano che il nostro operatore ha ripreso. Ecco, purtroppo con la siccità di quest'anno è molto limitato in numero, come sono state limitate per esempio le fioriture di giglio paradisia. Ah, quello bianco? Quello bianco sì, che abbiamo numeroso. Quello non l'ho ancora visto qua in natura, sì. Bellissimo. In genere tutte le fioriture hanno avuto uno sviluppo ridotto che ha creato un po' di tristezza, perché eravamo abituati a avere fioriture. Anche sicuramente le vostre orchidee ne avranno risentito, perché ecco, molte sono anche in zone aride così. Le orchidee che già a questa zona abbastanza di prati piuttosto aridi erano già limitate nel numero, sono state danneggiate dai cinghiali, naturalmente, che hanno rovinato il suolo e letteralmente fatto sparire in certe zone le orchidee, ma sono state danneggiate anche dalla siccità. Questo cambiamento climatico si fa sentire anche in alta montagna. Ci sono circa 70 varie specie di orchidee su Monte Baldo. Una buona parte si trova quasi nella zona mediterranea. Sì, tipo la gimnadenia, la sì, oppure cefalantera. La cefalantera, la cefalantera, la dactiloriza, anche quella sì, cresce lì. Altri invece si trovano in alto, compresa la scarpetta della Madonna. La calceolaria, calceolus. Quella è bellissima, è l'orchidea più grossa che abbiamo qua. Ed è anche molto protetta, ma molto raccolta. Ma è anche su Monte Baldo abbastanza rara. In certe zone delle montagne bresciane invece si trovano diffusamente, e anche sulle montagne delle Lessini.
Ecco, per quanto riguarda l'aspetto così stratigrafico in generale, abbiamo una distinzione rispetto alla sponda bresciana, dove abbiamo una successione di dolomia antica, zonata, poi dolomia principale, poi corna, che noi la chiamiamo corna, il marmo di Botticino, poi abbiamo il medolo, il corso, abbiamo il salcifero lombardo, abbiamo la formazione di Campione, abbiamo la maiolica, che qui voi chiamate Biancone, e anche la scaglia lombarda. Qui invece abbiamo altri tipi di calcare, no? Lo iolitici, grigi, via dicendo. Poi anche più giovane la componente. Abbiamo... Una delle cose interessanti è il rosso ammonitico, sì, che è stato utilizzato per commercialmente, sì, per la costruzione di molti edifici anche nella parte bresciana. Sì, lungo l'Ago di Salò, almeno, e anche di Toscolano, ancora queste queste costruzioni pavimentazioni fatte con, sì. E lì è bello perché anche dal punto di vista dei fossili si trovano ammoniti, columelle, tanti altri molluschi che col guscio hanno creato queste componenti. Quindi qui, ecco, da dire, qui abbiamo anche i calcari eolitici, che vuol dire fatti a forma di piccoli iovetti. Avete presente il polistirolo, quando quello a grana grossa che si sbriciola? Ecco, fanno una cosa. E proprio ultimamente hanno trovato una scultura antichissima, mi pare nell'ambito mesolitico, ecco, che l'hanno trovato in Germania o in Austria, se non ricordo bene, ma il calcare che hanno utilizzato veniva da queste parti. E quindi questo testimonia del fatto che questa era una zona frequentata anche da popolazioni che venivano da molto distante, da luoghi proprio anche da Oltralpe, e poi dobbiamo dire che la zona del Monte Baldo è frequentata ancora dall'epoca paleolitica, non so se vuol dire, ecco, qualcosa, posso, neolitica anche, via dicendo. Se sì, posso parlare di una curiosità, sì, certamente, mineraria, sì, ecco, una collina che si trova vicino al passo di San Valentino, che è, cioè in quella direzione, sì, che è, quindi sul versante orientale, che è arricchita da due edifici di una bella malga, che si chiama Malga Pianeti perché il territorio è abbastanza pianeggiante. La collina è sotto una roccia che è completamente verde, veniva scavata in un'apposita miniera e la pietra veniva trasformata in polvere e serviva ai pittori francesi dell'impressionismo per fare le tempere. Conteneva rame? Mescolando questa polvere di pietra con la chiara d'uovo che ho. Sì, sì, cos'era, la malachite, cassiterite, no, no? Calcio pirite? Un idrossido. Ah, un idrossido. No, perché c'è da dire anche una cosa, per un periodo di tempo si è pensato che il Monte Baldo avesse anche un'origine di carattere vulcanico, ma questo no. Però che ci siano stati, diciamo, dei relitti di questi antichi vulcani di epoca, diciamo... Sì, soprattutto il materiale vulcanico che troviamo, sì, fa parte di rocce raffreddate all'interno della terra. Basalti anfiboli. E ecco. Sono praticamente dei vuoti sotto la roccia, sì, che venivano riempiti con dichi e filoni particolari, sì, e sono raffreddati quasi cristallizzando, sì, e hanno formato i basalti colonnari che si trovano per esempio qua vicino nella zona di Malga, tratto fino di sotto, e Malga, ecco, sono i basalti colonnari, Malga, e anche anfibolitici, le trachiti, sì, e tante altre cose. Qui si parla di rocce effusive, non di rocce intrusive come Plutone e l'Adamello. Qui è lava vulcanica e ceneri vulcaniche, sì, che si sono manifestate. Bene, quindi una peculiarità anche di carattere geologico che gli appassionati sicuramente verranno a vedere. Ecco, abbiamo anche la dolomia qua, che costituisce, sì, ed è testimonianza anche dalla presenza del sorbo montano e della Melanchier ovalis, cioè, sì, il pero corvino, che sono piante magnesofile. Dove, sì, ci sono loro, normalmente ci sono calcari, sì, o dolomitici o dolomie. Soprattutto in quella zona, quella fascia che si trova tra gli 800 e i 1200. Sì, sui 1000 metri, sì, la zona mesoterma in pratica. Sì.
E lì troviamo anche il Viburno Lantana, troviamo anche l'acero di monte, no? Sì. L'acero pseudoplatanus. Sì, sì. Pilato, il maggiacciondolo. Ecco, pianta velenosissima, ma bellissima. Ecco, quindi è come un invito per dire venite a vedere queste zone che dal punto di vista geomorfologico e anche vegetazionale e anche di fauna, perché dobbiamo tenere conto che ci sono anche certi anfibi interessanti. Andiamo a vedere adesso una malga dal peggio se troviamo qualcosa anche in questo senso. Tra l'altro come fauna ricordiamo l'aquila che era estinta dal 1955 e attraverso l'introduzione della marmotta, che pure non esisteva più su Montebaldo, sono tornate le coppie di aquila. Sono tornate due coppie di aquila, una vive a nord del Montebaldo e una a sud. Il complesso del Monte Baldo è estremamente variegato, è un massiccio lungo 40 km con dislivelli che raggiungono i 2000 metri, perché si va dai 200 metri della zona che parte vicino a Caprino Veronese, così 200-300 metri, fino a 2200 metri d'altezza della Punta Telegrafo e della Val Dritta. Quindi poi una amplissima differenziazione a livello geomorfologico, perché abbiamo l'anticlinale occidentale, quello dove ci troviamo noi adesso, dove le rocce più antiche sono quelle che costituiscono la parte centrale. Poi abbiamo una componente sinclinalica, cioè a conca, che è quella che è proprio davanti a voi, e dall'altra parte un'altra componente di anticlinale che guarda a precipizio sopra la valle dell'Adige. Oltretutto c'è da dire che c'è un percorso estremamente affascinante che si potrebbe fare. Certo, dovete avere una certa perizia con l'automobile, salendo da Riva, Nago, Loppio, Mori, poi Brentonico, poi arrivate a quel paesino che è San Valentino. Venite su verso la Bocca di Navene o altrimenti andate verso Ferrare di Montebaldo, che c'è anche un orto botanico molto interessante. Però a un certo punto c'è un quadrivio e c'è una strada che discende, che è presente in una puntata che ho fatto tanti anni fa, che arriva fino ad Ala, Avio, ed è estremamente affascinante tra Forre e tutto il resto. Quindi cosa posso dirvi? Questa puntata odierna toccheremo alcuni aspetti, ma non tutti. Dovremo ritornare di nuovo qua. Queste che vedete sono piante erbe cespitose, cioè a forma di cespuglio. Però questo è un fenomeno crionivale, cioè della neve e del gelo. Si forma perché queste erbe hanno tanti fili d'erba sopra, quante sono le radici sotto. Sotto, dentro il terreno, formano un cestello rovescio
che trattiene la terra, e naturalmente nella terra, quando piove d'autunno, ha anche molta acqua. Quando scende l'acqua bagna al di fuori, all'esterno e all'interno, ma avendo tanti fili d'erba, all'interno non asciuga completamente, mentre all'esterno invece asciuga molto di più. Naturalmente quando gela l'acqua aumenta di volume e cerca di allargarsi, però trova l'altra terra e non può trovare spazio, quindi si alza. Alzandosi tira sulla pianta, le radici si stendono. Quando poi in primavera si scongela tutto, le radici che sono cresciute nel frattempo trattengono la pianta qualche millimetro sollevata, e nel giro di 40 anni posso arrivare all'altezza di 25 centimetri. Vedete che la terra viene battuta dal piede perché è sollevata letteralmente. Un fenomeno crionivale. Questa è una pozza d'alpeggio, è artificiale, cioè scavata dall'uomo in una zona dove c'era un pendio a ventaglio, conca, una specie di piccola conca. Sui lati del ventaglio o della conca si facevano due canali, in modo che l'acqua che scorre sul prato quando ci sono i grossi temporali finisca nei canali e poi finisca tutta all'alimentare la pozza. Come veniva costruita? Veniva scavato questa pozza profonda circa 80 cm, un metro. Il materiale veniva setacciato benissimo e la parte grossolana veniva messa come diga davanti. Poi la terra finissima veniva mescolata con sterco di vacca, foglie di faggio secche e cenere, tutta la cenere che veniva prodotta per fare il formaggio. Poi tutto questo materiale veniva calpestato quando pioveva, calpestato a lungo dagli uomini con gli stivaloni, e veniva trasformato in un fango finissimo che, sparso su tutta la superficie della pozza, la rendeva impermeabile. Però c'è un problema: se la pozza è impermeabile, sotto non c'è acqua, quindi l'acqua che l'umidità sotto percola e crea un vuoto. Il vuoto attira un parte di fango e crea dei piccoli buchi, e la pozza rischia di vuotarsi. Come si fa a tapparla? Ovviamente non si può rimettere a posto il fango e andare a cercare i buchi. Si fanno entrare le vacche. Le vacche muovono il fango, e muovendo il fango quello si solleva, rende l'acqua tutta sporca, poi di notte le particelle più grosse cadono sul fondo e otturano i fori grossi, e le particelle più fini finiscono il lavoro e rendono di nuovo impermeabile. Perché le vacche entrano? Entrano intanto perché sono buone nuotatrici, ma non entrerebbero se l'acqua toccasse la pancia. Tanto è vero che in tante pozze hanno fatto un canaletto di scarico quando l'acqua supera il metro, in modo che le vacche siano invitate a entrare. E loro entrano volentieri perché si trovano l'acqua a livello del muso senza dover abbassare il collo. E non solo, ma con stagioni come queste, caldissime per esempio, si rinfrescherebbero anche. E quindi le vacche impediscono che le pozze d'alpeggio si inerbiscano, ecco, cioè spariscano. Se questa pozza sta senza la presenza delle vacche o di altri animali simili per circa 2 anni, 3 anni, sparisce l'acqua e arriva l'erba. Poi ritorna un pochettino di acqua quando i temporali portano giù della polvere attraverso i canali, quella scendendo sul fondo può rendere impermeabile ancora la pozza. Sì. Molto interessante, e questo discorso diciamo attira automaticamente alcune mie esperienze che ho fatto di ricerca nel territorio bresciano. Sopra Gavardo, ed entrerà anche in un lavoro sulla toponomastica, c'è una località chiamata L'Osser,
che hanno tradotto erroneamente come ossario, no? O come altre cose. In realtà l'osser deriva direttamente da lutearius latino, che vuol dire pozza di luteo, cioè fango. E proprio la stessa spiegazione, non così articolata e così precisa, me l'hanno data quelli che hanno lì le vacche, che hanno detto che ogni tanto le fanno entrare. Fanno le cose. Questi sono mondi molto particolari, perché si possono trovare, come mi è successo, salendo verso il Monte Maniva, dove a 2000 metri d'altezza c'è una pozza di questo genere, ricchissima di un'erba che vive sott'acqua, sommersa, mentre molte volte emerge, ma lì vive sotto perché ci sono le condizioni, l'acqua pulita e tutto, ed è un tipo di sparganium che qui non trovo però. E poi un'altra cosa, un po' particolare, un po' macabra. Io ho fatto l'esperimento con un retino, c'erano delle girini di rana molto piccola, una nana, che anche quando si sviluppa non è più lunga di 8 mm, perché proprio data la stagione breve ci sono anfibi anche molto corti, molto piccoli. Niente, cos'è che ho trovato? Una miriade di sanguisughe. Qualcuno si chiederà, ma di cosa si nutrono queste sanguisughe? Si nutrono del sangue delle vacche, delle pecore, delle capre, o anche di cinghiali che vanno a abbeverarsi, in maniera furtiva, velocissima. Come mettono i piedi dentro, loro sentono l'infrarossi, il calore, e si attaccano anche alle labbra delle vacche e alle labbra delle pecore. Come loro si accorgono, cercano di strapparle, ma ormai la sanguisuga nel giro di pochi secondi, come una pompa, aspira tutto il sangue. E dopo per 2 anni può anche non più trovare animali, perché per 2 anni riesce ad avere una scorta alimentare e sta lì. Anche perché dopo arriva l'inverno, 7 mesi di gelo, 4 mesi di vita all'aperto, al sole, e quando si va su d'estate mai mettere le mani dentro in queste pozze, perché si potrebbe avere la sgradita sorpresa di trovarsi delle sanguisughe che oltretutto, attenzione, possono anche trasmettere particolari malattie da batteri, protozoi, cose di questo genere. Bene, molto interessante. L'avventura su Monte Baldo, che per inciso deriva da un termine medievale di origine tedesca, Wald, che vuol dire foresta, per cui per corruzione poi è diventato Bald e Baldo, l'antico Pollinus dei latini. Siamo proprio vicino alla sommità, per modo di dire, di questo crinale. In realtà la cima Valdrita è 2218 metri. Qui siamo a 1760, vicini all'arrivo della funivia. Qui c'è un bel ristorante proprio di montagna, con ricette di montagna, che si chiama Baita dei Forti. Per chi non lo sapesse, i forti è riferito a questi venti, a questi temporali fortissimi che si formavano e si formano tuttora. Pare che abbiano registrato addirittura la velocità di 400 km all'ora qualche anno fa. E siamo in compagnia di Marco Menotti, titolare appunto di questa Baita dei Forti, che ci illustra queste ricette di montagna. Volentieri. Peculiari, particolari, perché sì, ognuno le prepara secondo la propria ispirazione. Questi sono i piatti, alcuni dei piatti che facciamo noi qui alla Baita dei Forti, quei più tradizionali, diciamo dei primi, non so se qui vede i gnocchi, abbiamo gli gnocchi di patate fatti con ragù bianco,
Poi abbiamo dei canederli qui, classici canederli che sono dell'Alto Adige, però li abbiamo adottati anche noi. Beh, in Trentino ci sono. In Trentino, no. Poi noi siamo sui confini Trentino-Veneto, per cui abbiamo anche il canederlo, fatto al burro di malga, ovviamente, burro fuso di malga. Che è tutto un altro sapore. Tutto un altro sapore, i canederli li conoscete, con una cialda di grana. Poi abbiamo dei piatti, diciamo, un po' più composti. Il nostro trittico del Baldo è un piatto unico e al centro abbiamo posizionato un pezzettino di formaggio alla piastra. Questo è il trittico Baldo. Poi abbiamo per i vegetariani, che chi vuol mangiare appunto non carne, ma bensì dei funghi misti con la polenta e altresì un po' di formaggio piastra. Che è formaggio di produzione locale, mi pare di capire. Esatto, un formaggio che prendiamo qui sotto nelle malghe qua sotto. Qui sotto? Sì, è un formaggio che da solo ha poco sapore, in sapore, però fatto la griglia acquisisce quel minimo sapore in più che non va però a cedere, diventare troppo salato, capito? Questa è la tipicità di questo formaggio, che deve essere piacevole. I funghi sono in pratica varie specie crescono qua. Com'è la stagione dei funghi? L'anno scorso non è stata tanto... Adesso quest'anno sembra che qualcosa cominci in più, però siamo ancora un po' presto qua. Perché c'è stata tanta siccità. Siccità, bravo. E c'è siccità anche in alta montagna. Perché tuttora sono un po' fermi. Ma com'è il regime delle piogge? Qui ogni qualche giorno c'è qualche scroscio. Qualche d'acqua. Scroscio, però non è che bagni più di tanto, ecco. È una cosa di passaggio, un po' di ventilato. Poi il vento e l'aria qui fa presto ad asciugare. Asciugano in fretta, esatto. Per quindi cui avremo bisogno di un po' più di acqua, un po' più come dappertutto, presumo. No, no, già più giù in basso. Già guardando l'esterno, guardando i prati, si vedono un po' gialli, no? Vuol dire che hanno bisogno di acqua. E anche le piante qua sotto per crescere appunto anche i funghi. E anche noi per trovare i funghi, perché io stesso sono un appassionato, e quindi quando vedo i funghi divento matto, e spero che quest'anno arrivino. L'anno scorso è stato terribile. Purtroppo sì, ci sono le annate così che dobbiamo accettare, come il tempo, come tutte le cose che stanno variando. La ringrazio. Grazie a voi della visita. Bene, nella puntata di oggi abbiamo parlato un pochettino di alcuni aspetti del Monte Baldo, abbiamo preso la funivia, siamo arrivati su quella costa che vedete dietro di me, quasi piatta, e lì c'è la Bocca di Navene e di qua le cime più alte del Monte Baldo, che toccano i 2200 metri. Che dire, è un massiccio lungo 40 km, torneremo sicuramente a fare altre riprese, perché in una giornata un ambito così grande non si può fare. Oltretutto abbiamo scoperto altri luoghi importanti nella culla, chiamiamolo così, sinclinalica, dal punto di vista geologico e morfologico si dice così, che sta dietro questi rilievi.
e quindi dovremo ritornare per forza, questa volta non prendendo la funivia ma girando da Riva, salendo a Nago, poi Mori, Loppio e poi Brentonico, e salendo pian piano con un dislivello che dal lago fino alla bocca di Navene è di circa 1600 metri, passando paesaggi anche dal punto di vista geologico molto affascinanti, dei quali ho già visto qualcosa anche oggi e vi ho fatto vedere lì sopra San Valentino. Quindi mi si sono accesi altri enigmi di carattere naturalistico, geologico, e quindi senza dubbio come conclusione di questa puntata, che riprendiamo da Campione del Garda guardando verso il Monte Baldo, perché là il sole c'è fino a quando tramonta quasi, qui invece è già andato via da un'ora e mezza, e vi garantisco che è un autentico ristoro fermarsi nella zona che va da Campione a Tremosine a Limone le sere d'estate, perché non c'è più la presenza del sole, ma lo vediamo riflesso sul Monte Baldo. Là viceversa il sole lo vedono fino alla sera, anche d'inverno, ma il mattino sorge molto tardi, quindi aspetti anche climatici diversi. Con queste ultime parole vi saluto e rinnovo il mio invito a vedere un'altra puntata sempre su questi paesaggi molto interessanti. La prossima, per esempio, sulla strada della Forra che hanno restaurato, ristrutturato dopo gli eventi meteorologici che l'hanno fatta chiudere, nel territorio di Tremosine, proprio qua sopra di noi, dove ci sono queste falesie che l'operatore vi farà vedere, molto ma molto belle.